Allora, eccoci qua, non so se mi vedete adesso, penso un po' meglio. Sempre questa ambientazione vintage con la stanza violetta. E anche io estendo, diciamo, gli auguri di Patrizia per una buona Pasqua. La settimana prossima appunto è Pasquetta, però se volevate fare il webinar noi eravamo comunque a disposizione, ma non credo. E speriamo solo che sia, il tempo sia migliore di oggi, perché oggi qui a Roma fa un po' triste, insomma, c'è un plumbeo cielo. Allora, si sente un po' metallico, ma perché stamattina io ho una voce un po' così, forse non è tanto una questione tecnica, ma è proprio una questione legata a come funziona la mia voce stamattina. Lunedì mattina, insomma, c'è bisogno di andare un pochino a regime, ok? Allora, oggi mi vorrei parlare di questo argomento. In realtà un argomento un po' diverso dagli altri, assomiglia di più a quel webinar che abbiamo fatto, non so se vi ricordate, quando abbiamo parlato dell'etica della scelta pubblica, insomma, più o meno un annetto fa, in cui non parliamo tanto di regole del codice di comportamento, ma parliamo un po' di come funzionano le teste delle persone, insomma, in qualche maniera. Cerchiamo di non tanto di dire la verità su questo, perché, come potete ben immaginare, è un dire la verità su questo è praticamente impossibile, ma cerchiamo di gettare uno sguardo dentro quello che in questi ultimi anni si è un po' discusso, soprattutto appunto a livello internazionale, con alcune interessantissime ricerche, tra cui me ne erano venute sotto mano un paio. Alla fine ho deciso per questa qui in particolare, che proprio portava proprio il titolo La disonestà delle persone oneste, perché secondo me ha a che fare molto con il contesto italiano. Insomma, cerchiamo di raccontarvi cose che nel momento in cui noi le leggiamo, le osserviamo, ci fanno un pochino venire in mente quel click dicendo: ah, forse questa è giusta per l'Italia, perché in realtà, diciamo, la corruzione in Italia, insomma, in generale la disonestà è abbastanza peculiare, anche se la disonestà è un fatto mondiale, non dobbiamo pensare che c'è solo in Italia, però in Italia assume degli atteggiamenti, delle modalità che spesso ci sorprendono, insomma, e sempre più spesso ci sorprendono, no? Per esempio, io rimango sempre molto colpito quando vedo le persone cascare dal pero, no? Magari tutto sembra normale, tutto sembra regolare, e poi queste persone vengono arrestate. E su alcune persone uno ci metterebbe la mano sul fuoco. Se è capitato recentemente, sempre a Roma Capitale, a Mafia Capitale, nell'indagine di Mafia Capitale ci sono entrate delle persone che probabilmente solamente 7-8 anni fa noi avremmo detto: questo è impossibile, che queste persone entrano in questa inchiesta. Perché? Perché siano paladini della legalità e via dicendo. C'è stato anche un altro episodio a Palermo, ma insomma, questi casi ci sono sempre stati, e da me la mia percezione continuano ad esserci, ce ne saranno anche probabilmente ancora di più, no? Questa linea di confine tra onestà e disonestà è sempre molto, molto labile, e come vedete oggi si gioca molto sulla percezione di sé, sulla percezione individuale. Ecco, Patrizia, io avrei messo la mano sul fuoco sul responsabile di prevenzione e corruzione di Roma Capitale. Esatto, io stavo parlando di quello e di un'altra persona, per esempio questo funzionario che si chiama, insomma, ancora vivo, forse, Luca Odevaine, che da tutti, ma anche io personalmente conoscevo il suo lavoro, non lo conoscevo personalmente, ma tutti mi raccontavano di una persona al di là di ogni sospetto, al di sopra di ogni sospetto. Soprattutto nella fase, diciamo, in cui ha avuto un ruolo fondamentale nel comune di Roma, insomma. Ce ne sono vari, insomma, purtroppo l'esperienza di questi mesi, di questi anni, ce ne ha tirati fuori parecchi, insomma. Allora, adesso che siamo un pochino di più, possiamo cominciare con la presentazione delle slide. Con l'inquietante volto di questo uomo, appunto, che la faccia della corruzione, diremmo, insomma, no? Che si manifesta in tre modalità diverse, in tre colori diversi. L'indice di oggi è molto semplice: faremo una
Io in realtà seguirò molto quello che nel paper della ricerca, che descrive la ricerca, appunto i ricercatori hanno voluto evidenziare. Perché? Perché questa ricerca, tra l'altro, ha vinto anche un premio, internazionale. In effetti è una ricerca molto intrigante, molto interessante, perché descrive un lato dell'umanità, insomma, che spesso è, diciamo, messa un po' sotto, è sottodimensionata, insomma, è sotto, non è realmente. Allora, la prima parte prenderemo un po' di tempo su questo concetto, insomma, perché le persone sono disoneste. Io vi ho messo in prima, diciamo, in evidenza questa copertina, l'ultima copertina del Corriere, forse voi la conoscete, insomma, è una specie di Charlie Hebdo italiano di lunghissima, di lunghissima strada, insomma, no? Come vedete in questa vignetta viene. Aspettate che adesso la rimetto a posto. Viene un po' capovolto il mondo, no? Perché spesso noi ci troviamo in questa idea che il mondo viene capovolto quando si parla di onestà e disonestà, insomma, adesso vedremo nella prosegue come questo può essere veramente. Allora, la prima parte è appunto sulla disonestà e l'onestà, perché? Perché all'interno della scelta pubblica, insomma, comunque della decisione che riguarda l'interesse pubblico, è molto rilevante il cosiddetto fattore umano. Purtroppo il fattore umano, soprattutto in questi giorni, in questa settimana, è venuta, diciamo, alle cronache, ad esempio attraverso il gravissimo incidente della Germanwings, no? Che ci ha fatto scoprire ancora una volta come non possiamo incatenare, diciamo, tutti i comportamenti delle persone o delle macchine all'interno di procedure sempre al 100%. Codificate, anche se poi queste procedure in effetti hanno funzionato, perché bisogna anche dire che un incidente aereo in Europa, diciamo, non c'è da parecchio tempo, insomma, quindi in realtà non bisogna gettare fango sull'aspetto, diciamo, delle procedure, però era per dire attenzione che il fattore umano a un certo punto, diciamo, della scelta, della decisione emerge ed emerge in maniera molto, molto forte. Allora, nella prima parte mi vorrei accompagnare in una riflessione che ho fatto su come viene considerato il fattore umano, per esempio, nella prevenzione della corruzione attualmente con le leggi che abbiamo adesso in Italia e se eventualmente esistono variabili legate al fattore umano che noi non prendiamo in considerazione all'interno di questa cosiddetta prevenzione della corruzione. Ok? Allora, dove sta il fattore umano? Se noi andiamo ad analizzare un po' le carte, in questo caso soprattutto il Piano Nazionale Anticorruzione, diciamo la parte, diciamo, più rilevante in cui il fattore umano viene subito agli occhi è proprio nella cosiddetta discrezionalità del processo. La discrezionalità del processo è uno degli elementi, uno degli indici, diremmo, che ha a che fare con la valutazione della probabilità. Nella valutazione del rischio esistono due elementi fondamentali: valore e frequenza della probabilità che un evento accada e valore e importanza dell'impatto. Nel primo, valore e frequenza della probabilità, e la probabilità che un evento accada. Aspettate un attimo, scusate. Scusate, ho avuto un attimo di interruzione. La probabilità che un evento accada, come dicevo, è anche determinato dalla cosiddetta discrezionalità del processo decisionale, cioè dal fattore umano e da quanto l'uomo che deve decidere ha ampiezza nella discrezionalità della decisione. Quindi in questo elemento rileva il fattore umano, che poi viene, diciamo, messo insieme ad altri elementi e si arriva a una valutazione complessiva del rischio. Diciamo che all'interno della strategia della prevenzione della corruzione l'ipotesi è la seguente: se noi riusciamo ad ingabbiare i comportamenti umani all'interno di regole e procedure standardizzate, ridurremo l'incidenza del fattore umano, che è sempre e comunque considerato un fattore di rischio. Cioè la discrezionalità del decisore pubblico
all'interno dell'analisi e valutazione di rischio è osservata e esplorata dal punto di vista appunto del fattore di rischio, ok? Non è mai considerato invece un fattore di integrità, insomma. Questo è un po' un limite che io trovo all'interno appunto di questo, di come viene gestito la valutazione del rischio, che il fattore umano è sempre visto come un fattore di rischio, non è mai visto come un facilitatore, un fattore di integrità. E quindi appunto bisogna costruirci intorno con quelle che io chiamo le gabbie comportamentali, cioè una serie di procedure standard reiterate che in qualche maniera ingabbiano il processo decisionale. Secondo alcuni addirittura ci sono delle ipotesi anche molto recenti, anche di italiani insomma, che ne parlano, la cosa fondamentale sarebbe proprio disattivare la discrezionalità. Per non avere la corruzione basterebbe standardizzare tutti i processi. Questa è un'ipotesi, insomma, un'ipotesi che però, come potete immaginare, si arrende di fronte all'evidenza, appunto, che il fattore umano sia un elemento negativo, un elemento che appunto mette a rischio il processo decisionale. Ma è veramente così? Perché non possiamo mai considerarlo un fattore di integrità il fattore umano? Perché noi abbiamo un retaggio culturale molto preciso. E ci viene soprattutto da questi due grandi economisti, diciamo, Thomas Hobbes e Adam Smith, che sono filosofi economisti, insomma, di qualche secolo fa, che avevano, diciamo, in qualche maniera creato un modello economico del comportamento umano, cosiddetto razionale ed egoista. Cioè le persone compiono atti disonesti consapevolmente e deliberatamente. Come fanno a capire quando possono commettere un atto disonesto, quando fanno una specie di analisi costi-benefici, tra il beneficio che loro ricavano dal commettere un atto disonesto e i costi dell'atto, cioè quanto invece potrebbe venirgli a costare quell'atto. Allora, facendo diciamo una brevissima esemplificazione, diremmo questo. Le persone prima di compiere una violazione di una regola oppure di compiere un atto disonesto considerano tre elementi secondo l'approccio appunto Hobbes che abbiamo visto prima. L'ammontare del guadagno in termini di denaro o altra utilità, cioè quanto ci guadagno a essere disonesto? Se ci guadagno molto probabilmente in qualche maniera considererò l'eventualità di compiere un atto disonesto. La probabilità di essere presi è il secondo elemento, quindi i controlli, insomma, se penso che no, di non venire preso, probabilmente aumenterà la mia disponibilità a violare una regola. E la quantità di punizione erogata nel caso io sia preso, che è la deterrenza, diciamo, rispetto alla pena che io posso subire nel caso in cui il mio atto disonesto emerge, diciamo. Quindi questo è un modello molto, insomma, che è molto lineare, che in realtà è vincente, nel senso che funziona veramente così in moltissimi casi. Per esempio, ieri c'era non so se avete visto Presa Diretta, si parlava appunto di disonestà legata, per esempio, al falso in bilancio o a questo tipo di reati, che il falso in bilancio non è più un reato, insomma, ma tutti sperano che prima o poi lo rimettano questo reato. E c'era un tizio, delle 91 persone che stanno in galera in questo momento per reati di questo tipo, che diceva appunto proprio una cosa del genere, diceva: io sto in galera perché mi hanno dato il 416 bis, cioè l'associazione di stampo mafioso, che gli hanno dato solo a lui, insomma, in qualche maniera, perché lui sa benissimo che tutti gli altri che più o meno facevano il suo lavoro, che era appunto un lavoro di questo tipo, di falsificare le fatture, insomma, di questo tipo qui, non vanno a finire in carcere. E soprattutto non c'è alcuna, è molto difficile che questi vengano presi. In questo tipo categoria umana, diciamo, di soggetti, è molto facile che questo processo, diciamo, in qualche maniera tiri fuori una decisione disonesta, perché in assenza di controlli e in assenza di pena erogata è molto semplice mettere in atto un comportamento disonesto, perché noi comunque abbiamo sempre questo retaggio culturale perché in cui affermiamo che se una persona è messa di fronte
a un'occasione, come dice appunto il detto, che l'occasione fa l'uomo ladro, probabilmente ci comporteremo in maniera disonesta. Ok? Questa è la visione, diciamo, standard, classica, che tra l'altro ha molto a che fare anche con come viene vissuto in questa fase la strategia anticorruzione dalle nostre amministrazioni. Perché per ovviare a questi problemi, che cosa si fa? Si aumentano i controlli, cioè si aumenta la probabilità di essere presi, quindi si aumenta, tra virgolette, il costo, diciamo, la visibilità del comportamento disonesto, e in seconda battuta si cerca di intervenire sulle punizioni, quindi punire più severamente, no? Quindi questi sono i due elementi. Infatti il DDL anticorruzione in questo momento, il famoso e famigerato DDL anticorruzione, che è stato fermo per 2 anni in Parlamento, adesso diciamo sta piano piano uscendo da quella secca istituzionale, però contiene molte regole che inaspriscono le punizioni. Mentre tutta la strategia anticorruzione della legge 190 in qualche maniera mette, diciamo, in primo piano l'aumento dei controlli, cioè sapere che cosa si fa a livello organizzativo, quindi attraverso la valutazione e la gestione del rischio, in quel modo, in qualche maniera, si ingabbiano i comportamenti. Quindi questo, diciamo, il punto di vista di Hobbes, in qualche maniera ancora pervade, ma devo dire anche giustamente, perché in realtà questa roba funziona per la gran parte delle persone, non per tutte le persone, perché in realtà esistono anche altri elementi che rendono le cose un po' più complesse, cioè perché le persone si comportano in maniera disonesta? Esiste solo questo schema o ne possiamo osservare altri? Diciamo che da quando scriveva Hobbes ad oggi sono stati fatti enormi passi in avanti sul decifrare cosa gira in testa alle persone, cioè appunto enormi passi avanti dal punto di vista della psicologia sociale o della psicologia individuale. Quindi noi abbiamo anche altri strumenti per decodificare la realtà, che è una realtà sempre più complessa, perché se questa, diciamo, struttura funziona per la gran parte delle persone, non è detto che funzioni per tutte le persone. Ok? Ci sono anche persone che probabilmente hanno maggiore complessità al proprio interno. Per esempio, noi sappiamo benissimo che esiste una variabile, che non è legata a quello che abbiamo visto adesso, ma che in qualche maniera orienta, induce una persona anche onesta a comportarsi in maniera disonesta. Ed è per esempio il rapporto, le dinamiche relazionali che vengono attivate attraverso la leadership, no? Per esempio in questo triangolo, vedete, opportunità, momento e razionalizzazione, che è un po' il triangolo, diciamo, del comportamento onetico. Segnate in rosso sono tutte quelle dinamiche, tutti quegli elementi della dinamica relazionale che hanno a che fare con la leadership. Quindi, in presenza di circostanze favorevoli e coerenti con l'azione considerata, quindi al momento in cui c'è un'occasione di comportarsi in maniera disonesta, se una persona è messa di fronte a una decisione di comportarsi in maniera onesta o disonesta, oltre alle variabili che abbiamo visto prima, c'è anche da considerare come lui sta nei confronti della leadership. Per esempio, se una persona è normalmente onesta, però è molto arrabbiata con il proprio capo, potrebbe pensare un giorno, di violare una regola, di comportarsi in maniera disonesta per fargliela pagare al proprio, diciamo, responsabile, adesso dirigente, potremmo dire in qualche modo. E quindi un altro elemento che entra all'interno della dinamica, e che non viene colto dalla valutazione dei rischi, è la dinamica relazionale, no? Tra un soggetto e la propria leadership, ma vale anche al contrario, anche dalla leadership nei confronti di un soggetto. Quindi la realtà spesso è molto più complessa di quella che noi osserviamo. Adesso io, nella seconda parte, vi descrivo un secondo elemento di complessità che si aggiunge a tutto quello che abbiamo già detto e che è esattamente l'oggetto della ricerca dei nostri amici, in questo caso canadesi e americani, che è il cosiddetto mantenimento del concetto di sé. Vediamo un po'. Ok.
Alle persone piace considerarsi oneste, e questo è un dato di fatto, eh? Questa è una cosa che è abbastanza studiata, non solo da questa ricerca, ma più o meno da tutte le ricerche in questo campo. D'altra parte, però, la disonestà paga e a volte paga anche bene, no? Quindi è chiaro che in alcune situazioni le persone, all'interno dell'animo delle persone si genera quello che noi spesso abbiamo chiamato il dilemma, no? Che faccio? Mi comporto onestamente e sacrifico, diciamo, un beneficio economico o altro, oppure mi comporto in maniera disonesta e guadagno invece sul beneficio, però magari perdo, diciamo, in considerazione di me. Quindi fino a che punto le persone pensano di potersi spingere nel commettere qualche violazione e comunque rimanere convinte di essere onesti? Attenzione, perché questo è il cuore di questa ricerca. E questa domanda qui, la ricerca cerca di rispondere a questa domanda. Partiamo dall'etimologia della parola onestà, perché dall'etimologia in realtà si scoprono un sacco di cose interessanti. Onestà deriva dalla stessa radice di onore, praticamente sono parole che vengono dalla stessa radice, e in particolare, se vedete la seconda parte, onestà è colui che ha cura della propria fama. Perché la propria fama è anche legata all'onore, quindi è onesto colui che ha cura della propria fama. È importante questo riferimento perché mette in campo un elemento che noi non abbiamo mai considerato, cioè è l'identità di sé. Ha cura della propria fama, l'identità di sé, ma anche riferita all'aspetto sociale, cioè riferita agli altri, cioè come gli altri mi vedono, come io vedo me stesso, come gli altri mi vedono. Ok? Quindi alle persone generalmente piace considerare se stessi onesti ed essere considerati onesti dagli altri. Questo è un dato di fatto. Stiamo parlando non di delinquenti incalliti, ovviamente, stiamo parlando di persone che in qualche maniera si giocano all'interno di un dilemma etico le proprie risposte. Allo stesso tempo, la maggior parte delle persone è pronta a stigmatizzare chi si comporta in maniera disonesta, violando le regole. Questo è un fatto anch'esso abbastanza evidente, basta osservare quello che succede ai semafori di Roma e ve ne rendereste conto. Insomma, appena uno viola una specifica piccola regola, viene fatto osservare in maniera molto evidente da tutti. Questo è uno dei motivi per cui quello che io chiamo il patto sociale regge, perché ancora in qualche maniera siamo in grado di sostenere una comunità, siamo all'interno di una comunità e non va in pezzi la comunità, insomma, perché in realtà ci piace pensare a noi stessi come persone oneste e vorremmo vedere intorno a noi altrettante persone oneste. Nonostante però l'esistenza di questo potente antidoto, l'ho chiamato così, individuale e sociale, al malaffare, siamo comunque testimoni di piccoli e grandi atti di disonestà praticamente quotidiani. Perché? Allora, se le cose andassero come devono andare, cioè c'è una teoria, diciamo, abbastanza lineare che dice che l'uomo sviluppa un certo concetto di sé, cioè una propria immagine, una credenza di ciò che lui è e ciò che lui non è. Quello che io chiamo anche una narrativa di sé e degli altri, cioè si racconta a se stesso e agli altri. Ad esempio, come io sono una persona onesta, ok? Sulla base di questa identificazione, di questa rappresentazione di sé, valuta costantemente la conformità o non conformità dei propri comportamenti. Quindi viene prima il cosiddetto atteggiamento, cioè se io penso di essere onesto, sulla base, diciamo, delle scelte che devo fare, cerco di capire qual è la scelta che mi conferma questa rappresentazione di me stesso. È così che funziona un po' una persona nel momento in cui deve decidere qualcosa. Okay. La conformità porterà una conferma del concetto di sé, la non conformità porterà un aggiornamento del concetto di sé. Cerchiamo di tenere presente queste due parole, l'aggiornamento del concetto di sé. Che significa? Se io mi considero una persona onesta e poi mi trovo a commettere un reato di peculato, per esempio, nella pubblica amministrazione, mi confronto di fronte alla possibilità che dovrò aggiornare il mio concetto di sé in senso negativo, cioè dovrò cominciare a pensare a me come una persona disonesta. Ok? Questo è molto importante per capire poi tutta la dinamica. Ora, questa linearità,
Ha delle falle, nel senso che la disonestà o l'aggiornamento del concetto di sé in senso negativo si dimostra spesso fallace, ok? Sempre più spesso osserviamo le persone che si comportano in maniera disonesta, ma comunque rimangono convinte di essere oneste. Questo non lo osservo solo io, mi sono confrontato con molte persone e credo che molti abbiano questa percezione. Ora, al di là degli stati dissociativi, cioè al di là delle patologie, schizofrenia, dissociazione mentale, cioè al di là delle situazioni patologiche, quindi qui c'è Jack Nicholson, come vedete, che identifica al meglio questa situazione, quindi al di fuori della malattia mentale, come è possibile che una persona, pur agendo in maniera disonesta, si è ancora convinta di essere onesta. Vediamo un po' come risolve questa questione la ricerca di cui vi parlavo. Quindi la domanda è fino a che punto le persone pensano di potersi spingere nel commettere qualche violazione e comunque rimanere convinti di essere onesti. Come vedete, nella linea in basso abbiamo una certa linearità. Onestà. Se io mi comporto in maniera onesta, sicuramente sacrificherò una parte, diciamo, del vantaggio che può essere economico, ma non solo economico, però avrò un mantenimento del concetto di sé, cioè manterrò la mia opinione di me. Io sono una persona onesta. Diversamente, se mi comporto in maniera disonesta, sicuramente avrò un beneficio economico o altro, cioè avrò un vantaggio, però sarò costretto ad aggiornare il concetto di me in maniera negativa, cioè come devo cominciare a pensare che sono una persona disonesta. Se questa fosse una linearità, diciamo, del processo, questo sarebbe uno dei deterrenti più forti ai comportamenti di disonestà. Però purtroppo questa linearità non funziona sempre così, magari funzionasse sempre così. Perché che succede? Che ci sono dei casi in cui, seppure io mi comporto in maniera disonesta e quindi guadagno un beneficio economico o altro, tuttavia mantengo il concetto di me come persona onesta. L'ipotesi formulata da ricercatori suggerisce che le persone in genere risolvono questo dilemma trovando un equilibrio tra due forze motivanti, il beneficio dell'atto disonesto e il pericolo di ritenersi disonesti. Quindi le persone sono disposte a trarre qualche beneficio comportandosi in modo disonesto, pur mantenendo il proprio concetto di sé, in termini di ritenersi individui onesti. Vi faccio vedere come funziona. Faccio vedere prima come funziona. Eccolo qua. Allora, immaginiamo un atto disonesto, diciamo. Ok? Per la maggior parte delle persone, o per la maggior parte degli atti disonesti, questo porterà una persona ad aggiornare il suo concetto di sé. Se una persona prima era, in qualche maniera faceva riferimento a sé come una persona onesta, dopo che ha commesso un atto disonesto, dovrà aggiornare negativamente il suo concetto di sé. E qui è abbastanza lineare. Però esistono delle zone grigie in cui, anche se uno mette in atto un comportamento disonesto, non sarà portato ad aggiornare il proprio concetto di sé. E quindi continuerà a ritenersi una persona onesta, ok? Quali sono gli elementi che portano a questo tipo di situazione? Li chiamiamo malleabilità nella categorizzazione dell'azione e disattenzione verso standard etici. Adesso li vediamo tutti e due perché sono gli elementi, due elementi fondamentali, tra l'altro sui quali si potrebbe costruire una strategia di prevenzione della corruzione, a mio avviso, anche più efficace di quella che c'è adesso, insomma. Vi faccio vedere. La malleabilità nella categorizzazione di un'azione. Malleabilità è un termine che viene dal latino mallum, che è il martello. Cioè la malleabilità è una proprietà della materia che indica la capacità di un corpo di essere facilmente deformabile. Già immaginate, penso, quello che vi viene in mente con quello che significa la malleabilità nella categorizzazione di un'azione. Cioè, per alcuni tipi di azioni, le persone possono deformare il significato, cioè possono rendere il significato di certe azioni più compatibili con il proprio concetto di sé e trovare delle razionalizzazioni automanipolatorie. Quindi, in questo caso,
Commetto un atto disonesto, ma non lo leggo come un atto disonesto perché lo deformo in qualche maniera, lo faccio diventare qualcosa di diverso. È molto facile, diciamo, immaginare, per esempio, quello che io chiamo l'edulcorazione, per cui appunto non ci si comporta in maniera tale da commettere, ad esempio, un reato di peculato o di appropriazione indebita, ma in qualche maniera si giustifica dicendo: ma è una cosa che in qualche maniera è un foglio di carta, oppure mi sono preso solo una risma di carta della fotocopia, insomma. Vi facciamo vedere uno degli esempi più tipici di come cambia la percezione di un'azione da disonesta a parzialmente onesta e quindi più malleabile. Un esempio molto semplice, per esempio, rubare una matita. L'intuizione suggerisce che è più facile rubare una matita da 50 centesimi da un amico, che rubare 50 centesimi dal portafoglio di questo amico e poi comprare una matita. Vedete come funziona la malleabilità? Rubare dei soldi dal portafoglio di una persona entra direttamente, diciamo, nella rappresentazione che noi abbiamo del furto. E quindi in quel caso noi se commettiamo quest'atto, siamo portati ad aggiornare il nostro concetto di noi, insomma, in qualche maniera. Ho rubato dei soldi dal portafoglio di un mio amico e sono disonesto. Non ci sono vie di fuga rispetto a questo. Invece la malleabilità interviene quando, invece di in qualche maniera categorizzare in questa maniera, ho una certa malleabilità nella categorizzazione dell'azione. Per esempio, rubando semplicemente una matita ad un amico, perché all'interno dello schema, diciamo, dell'amicizia esiste, è compatibile il fatto che questo è quello che fanno un po' gli amici, cioè si scambiano le matite, no? Stiamo all'interno di uno schema che riguarda un reato, un furto, ma semplicemente siamo all'interno di uno schema di scambio, ok? Quindi vedete come la malleabilità della categorizzazione di un'azione funziona. Vi faccio un esempio, adesso entriamo, diciamo, dentro alle cose, insomma, ai comportamenti che forse in qualche maniera si riconoscete anche di più, no? Vi facciamo uno scenario di vita più o meno reale, insomma, nel senso che si può anche identificare rispetto a quello che succede, ad esempio, potrebbe succedere in un'amministrazione pubblica. Facciamo questo scenario e cerchiamo di decodificare che significa la malleabilità nella categorizzazione dell'azione. Sempre questo famoso dottor Rossi, che ormai è diventato un amico, diciamo, comune amico, funzionario dell'ufficio autorizzazione, accreditamento, strutture sanitarie e sociosanitarie della regione XY. Questo esempio l'ho fatto anche altre volte, l'ho un po' cambiato per adattarlo a questa specifica, rappresentazione. Quindi questo signore è un funzionario appunto di una importante, area, diciamo, della regione, che è quell'ufficio autorizzazione accreditamento strutture sanitarie, dove c'è una forte discrezionalità, insomma, esiste in questo caso una forte discrezionalità, infatti queste sono le aree che mi sono messe sotto attenzione direttamente dal piano nazionale rispetto alla valutazione e gestione dei rischi, senza appunto che un'amministrazione lo faccia indipendentemente. La legge 190 dice che queste sono proprio le aree in cui voi dovete metterci più attenzione. Perché? Perché maggiore è la discrezionalità delle persone che ci lavorano dentro. Allora, come funziona il caso? Una recente visita dal suo medico di fiducia lo mette in allarme, dovrà fare in fretta particolari accertamenti diagnostici perché le analisi non sono risultate buone. Quindi immaginate queste cosa succede nell'animo di questa persona, no? Il dottor Rossi ricorda di aver recentemente accreditato un poliambulatorio in riferimento all'ampliamento delle attività. Quindi lui aveva responsabilità rispetto a un poliambulatorio che aveva fatto una richiesta di ampliamento, scusate. Accanto ai servizi di diagnostica strumentale, come le ecografie, tra cui anche alcuni accertamenti che lui dovrà fare, in ragione di quella situazione che gli si è venuta a creare, il titolare ha intenzione di attivare anche servizi di fisioterapia e rieducazione funzionale. Questo succede spessissimo, no? Immaginate
un poliambulatorio che vuole ampliare le proprie attività e deve passare attraverso l'autorizzazione della regione. Al dottor Rossi viene in mente di chiedere al responsabile del poliambulatorio, come sorta di corrispettivo dell'atto di accreditamento che gli sta per concedere ed in forza della sua posizione, di poter effettuare gli accertamenti che lo riguardano in tempi più stretti rispetto a quanto di solito ci vorrebbe per qualunque altro utente. Quindi quello che gli chiede il dottor Rossi, o che ha in mente di chiedergli il dottor Rossi, è di violare una regola in qualche maniera, cioè usare la sua posizione e anche chiedere al responsabile, ecco, come forma di corrispettivo per il procedimento che comunque lui ha autorizzato, in qualche modo quindi gli viene in mente di violare una regola, quindi di comportarsi in maniera disonesta. Qual è la giustificazione che lui porta? E qui sta la malleabilità nella categorizzazione dell'azione. Cioè lui non gli sta chiedendo dei soldi a questa persona, gli sta dicendo, dopo tutto, semplicemente di poter effettuare la prestazione diagnostica in tempi più stretti, compatibili con l'urgenza del caso. Quindi immaginate che quando escono di scena i soldi dalla dimensione dello scambio, entra in scena quella che noi chiamiamo la malleabilità nella categorizzazione dell'azione, perché nel momento in cui appunto l'intermediario simbolico che è determinato dai soldi viene a cadere, diciamo lo scambio può essere più giustificabile in qualche maniera, c'è cioè una maggiore malleabilità. Quindi in questo senso il dottor Rossi deve decidere se chiedere la prestazione oppure non richiederla. Ok? Quindi i ricercatori hanno, attraverso vari esperimenti di cui poi vi parlerò, hanno in qualche maniera dimostrato che se aumenta la malleabilità nella categorizzazione di un'azione, quindi aumenta il senso di giustificazione dell'azione e di accettazione di quell'azione, aumenta anche il livello di disonestà delle persone. Cioè una persona può tollerare di essere disonesta pur rimanendo nella convinzione di essere onesto, quindi non dovendo aggiornare il proprio concetto di sé. È ovvio che questa malleabilità non è senza limiti, esiste comunque un limite oltre il quale, una soglia oltre il quale le persone non possono più evitare di avere, diciamo, di fronte l'ovvia valenza morale del loro comportamento. Però esiste una infinita zona grigia, soprattutto questa zona grigia è determinata dal fatto che ormai, poi lo dirò anche dopo, negli schemi corruttivi italiani, nella larga, stragrande zona grigia che in qualche maniera impera, i soldi sono un po' fuori, nel senso che ormai quello che si scambia sono delle utilità, si scambiano dei favori, si scambiano delle conoscenze, delle reti di relazione, quindi si scambiano addirittura delle posizioni, cioè. E questo lo dice molto bene, lo fa capire molto bene l'inchiesta di Roma di Mafia Capitale, per esempio. Quindi il primo elemento era quello che noi chiamiamo la malleabilità nella categorizzazione di un'azione. Il secondo elemento è cosiddetta disattenzione verso gli standard etici. L'ipotesi dei ricercatori è che insieme alla malleabilità nella categorizzazione delle azioni, il secondo elemento, diciamo, che favorisce questo fenomeno è il fatto che le persone non prestano attenzione agli standard etici. I ricercatori hanno dimostrato, rispetto a questa cosa qui, che quando le persone prestano attenzione agli standard etici, che siano loro, che siano, diciamo, della moralità del gruppo, ogni azione disonesta ha maggiore probabilità di indurre un riflesso nel loro concetto di sé. Cioè, se noi in qualche maniera prestiamo attenzione a dei principi etici, nel momento in cui dobbiamo decidere, probabilmente siamo più portati a essere onesti, quindi a tollerare di meno la disonestà. Quindi più le persone sono attente agli standard etici, più saranno portate ad aggiornare il loro concetto di sé. Il fatto di doverlo aggiornare è un potente deterrente contro le azioni disoneste. Quindi, vedete l'immagine dell'uomo nell'occhio, insomma, nel senso di dire attenzione, essere sempre centrati rispetto agli standard etici. Che succede quando gli individui invece sono disattenti verso gli standard etici?
Le loro azioni non vengono valutate alla luce di essi, il loro concetto di sé ha meno probabilità di essere aggiornato, no? Vi faccio vedere l'esempio perché è molto, e poi vi parlo del cosiddetto abbandono etico. Continuando nella descrizione dello scenario del dottor Rossi, per capire in cosa consistono queste attenzioni o disattenzione verso gli standard etici, vi propongo la stessa storia, però con tre elementi in più che in qualche modo identificano questa situazione di disattenzione. Quindi la stessa storia, immaginate il dottor Rossi che si trova nella stessa situazione e che considera di agire in quanto perché, per esempio, altri funzionari del suo stesso ufficio gli hanno confidato di aver ricevuto prestazioni scontate in tempi stretti da ambulatori e poliambulatori della zona. Sembra che questo comportamento sia una prassi consolidata dell'ufficio. Ecco. In quell'ufficio c'è una scarsa, o se vogliamo dirla meglio, assente attenzione agli standard etici, perché quei comportamenti sono reiterati e quando dei comportamenti sono reiterati nel tempo, si forma all'interno della mente delle persone l'idea che quei comportamenti sono eticamente giustificati. Ed questo porta a violazione, delle regole. Altro elemento fondamentale è la cosiddetta leadership. Anche il responsabile dell'ufficio, pur a conoscenza di tali comportamenti, è sempre ritenuto di non dover intervenire in ragione del fatto che il suo orientamento è ognuno responsabile dei propri comportamenti. Quindi, oltre ai propri colleghi, entra in scena anche il titolare dell'ufficio, il responsabile dell'ufficio. E quando entra in scena il responsabile dell'ufficio, standard, se prima c'era una scarsa attenzione agli standard etici, viene completamente eliminata l'attenzione degli standard. Perché noi abbiamo spesso parlato, una volta mi ricordo a Palermo, nel comune di Palermo fu abbastanza evidente, io usavo questo termine, i leader sono delle regole ambulanti, cioè, al di là di quello che sta scritto sulla carta, in realtà sono i leader, in questo caso la dirigenza o la componente politica, che incarnano quelle regole. Se un leader in qualche maniera viene meno a quelle regole, avalla determinati comportamenti, in realtà le regole non esistono più, quindi gli standard etici anche non esistono più. Lo stesso titolare del poliambulatorio, che è terzo livello, ha più volte fatto capire al dottor Rossi e agli altri funzionari che avrebbe piacere a sdebitarsi, intendendo questo comportamento come un obbligo morale in ragione delle conseguenze sociali che ne deriverebbero se non lo facesse. Terzo elemento, quindi primo i propri colleghi, secondo la dirigenza, in qualche maniera la leadership, terzo la comunità locale, quindi gli operatori economici che stanno sul territorio. Se anche questi, in qualche maniera, come vedete in questo caso, non prestano attenzione agli standard etici, anzi si muovono esattamente al contrario, potete capire bene come in questo caso siamo in una situazione di totale assenza di standard etici. Perché? Perché lo standard etico non è solo un fatto individuale, è anche molto di più un fatto sociale, un com cosiddetto comportamento organizzativo praticato dalle persone e avallato dalla leadership. Quindi un'organizzazione all'interno della sua storia a un certo punto si può trovare in quella che io chiamo una situazione di abbandono etico. Cioè l'attenzione agli standard etici è pressoché nulla. E non è tanto quello che si dicono le persone quando lavorano, ma quello che osservano nei comportamenti degli altri colleghi e soprattutto nei comportamenti della leadership, non dimenticando anche il comportamento della comunità, locale. Quindi questi sono i due elementi fondamentali, malleabilità nella categorizzazione delle azioni e disattenzione verso standard etici. Quindi come potete ben vedere, la malleabilità fa riferimento a dei meccanismi di manipolazione interna che l'individuo mette in atto per giustificare la sua azione e per non dover aggiornare il suo concetto di sé. La disattenzione verso standard etici ha molto più a che fare con il contesto. Quindi come potete immaginare, uno, la prima fa riferimento all'individuo, il secondo fa riferimento all'aspetto sociale, quindi a tutto quello che è fuori dall'individuo. Ok? E questo, tutto questo, diciamo, il caso che abbiamo delineato in questo momento del dottor Rossi,
nonostante ci siano due precise norme del codice di comportamento che tenderebbero a definire in maniera molto netta quale è il comportamento onesto e quale invece è il comportamento disonesto. Esiste l'articolo 4 che proprio vieta al dipendente di non chiedere per sé, per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, come corrispettivo per compiere o aver compiuto un atto del proprio ufficio, che è proprio il caso del dottor Rossi. E l'articolo 10, ancora di più, che il dipendente non sfrutta né menziona la posizione che ricopre per avere utilità che non gli spettino. Quindi queste due regole, molto chiare, molto, insomma, anche piuttosto conosciute, spesso e volentieri vengono disattivate dalla malleabilità nella categorizzazione delle azioni e dalla disattenzione verso gli standard etici, verso cioè lo sfondo etico che anima queste regole. Ok, perché queste regole, se noi le leggiamo, sono solo dei dispositivi, cioè ti dicono solo come ti devi comportare, ma non ti spiegano perché ti devi comportare in quel modo. Ok, e questo è lo schema, diciamo, noi abbiamo sulla parte sinistra, il dottor Rossi chiederà la prestazione in tempi stretti, quindi si comporterà in maniera disonesta. Se noi dovessimo seguire la linearità di quel processo, il dottor Rossi, si comporta in maniera disonesta e sarà costretto ad aggiornare il suo concetto di sé. Ma questo non avviene quasi mai, perché attraverso i due elementi della malleabilità nella categorizzazione delle azioni e la disattenzione verso gli standard etici, lui, nonostante si comporti in maniera disonesta, manterrà quel concetto di sé, cioè non sarà portato ad aggiornare il concetto di sé. Ok? Questo lo vediamo purtroppo molto spesso, e faccio un esempio su tutti, ma ne potrei fare tantissimi, no? Soprattutto un reato, è particolarmente sottoposto a questo tipo di situazioni qua, il peculato. Per esempio, non si giustificherebbe una situazione così ampia e diffusa di peculato, soprattutto, vi cito l'esempio dello scandalo delle spese pazze dei consiglieri regionali, credo che le conosciate tutte queste situazioni. Sono addirittura 15 le amministrazioni sotto inchiesta. In alcuni consigli regionali ci sono interi consigli regionali indagati o sono stati indagati, poi in qualche maniera sono stati prosciolti, alcuni sono stati prosciolti, altri sono andati a processo, altri stanno ancora in fase istruttoria. In che senso ha operato, per esempio, la malleabilità nella categorizzazione? Perché quando diciamo, i gruppi consiliari, in qualche maniera, anche gli stessi consiglieri regionali, in questo caso, ma ce ne sono anche diciamo, in altri ambiti, no? In realtà in quel momento si parlava certo di denaro, però non si faceva, diciamo, un giro di denaro, in realtà si faceva un giro di scontrini. Come vedete, il fatto che non ci fosse denaro, ma che si dovesse rendicontare degli scontrini in qualche maniera, rendeva più malleabile nelle persone l'idea che quelle cose si potessero fare. Qualcuno addirittura ha cominciato a esprimere questo concetto che i soldi dei consigli, diciamo dei gruppi consigliari, fossero proprio soldi loro, no? Perdendo in maniera, diciamo, assoluta il rapporto che quei soldi avevano con il loro diretto proprietario, che è il contribuente italiano, no? Vi ricordate, ci sono state anche affermazioni di questo tipo. La disattenzione verso gli standard etici è elevatissima in questi casi, perché in assenza di trasparenza, in assenza di stigmatizzazione sociale, questo è un fatto molto interessante, la stigmatizzazione sociale, cioè nessuno per molti anni ha fatto nessun tipo di rilevazione rispetto al fatto che quelli erano comportamenti disonesti, no? Anzi, c'è un episodio molto triste, insomma, in cui una funzionaria del Consiglio regionale della Sardegna, che è uno dei casi di whistleblowing italiano, insomma, che viene spesso citato, io spesso cito, qualche anno fa si decise ad andare dalla Procura della Repubblica a denunciare questi fatti, e fu in qualche maniera messa da parte non solo dai consiglieri regionali che erano sotto indagine, ma anche dai suoi colleghi. Quindi, in assenza di stigmatizzazione sociale, e potete immaginare che tipo di attenzione agli standard etici ci poteva essere all'interno di quelle organizzazioni. Ok?
prassi ampiamente consolidate, perché più o meno lo facevano tutti, il fatto che ci fossero in 15, in 15 consigli regionali la dice lunga su questo, avallata dalle leadership, perché immaginate se non c'è l'avallo delle leadership rispetto a questo. Quindi questi due elementi, malleabilità nella categorizzazione dell'azione e disattenzione verso standard etici, vedete come entrano in scena all'interno di questa dinamica. Per fare in modo che le persone, nonostante abbiano commesso reato di peculato, può essere un reato più o meno elevato, insomma, può essere un'appropriazione di un valore più o meno elevato, comunque sempre peculato è, comunque sono portate a mantenere il concetto di sé come persone oneste. Questo, devo dire, fa anche riferimento alla disattenzione verso standard etici, soprattutto la malleabilità nella categorizzazione delle azioni. Vi faccio un altro esempio proprio di presa diretta ieri sera, in cui per esempio si parlava di queste famose soglie sotto le quali un determinato reato è punibile, no, scusate, sotto le quali un determinato reato non è punibile e sopra le quali un determinato reato diventa punibile. Ecco, fare questa operazione di soglia, che viene giustificata col fatto di essere pragmatici, perché al di sotto di certe soglie poi le persone è difficile che possano essere, diciamo, prese o possano scontare alcun tipo di pena. Però questo tipo di operazione all'interno come valore simbolico, quindi all'interno della rappresentazione di sé, del concetto di sé, ha un'incidenza molto forte, perché le persone cominciano a pensare che al di sotto di quelle soglie, seppure emettono una fattura falsa e volontariamente falsa, comunque rimangono delle persone oneste. Quindi immaginate che pericolosità ha questo tipo di soluzione, insomma. Quindi dobbiamo combatterla in tutte le maniere, perché sembra una soluzione pragmatica, poi bisogna verificare se è pragmatica, ma incide sul cosiddetto concetto di sé in maniera devastante. Quindi le persone cominceranno a pensare che all'interno di una certa soglia io mi posso comportare disonestamente e posso continuare a pensare di essere onesto. Questa è una cosa terrificante. Ok? Allora, chiudiamo questa parte ricapitolando quello che i ricercatori in qualche maniera hanno identificato. La disonestà aumenta tanto quanto l'attenzione agli standard etici diminuisce. Okay? La disonestà aumenta con l'aumento della malleabilità nel categorizzare un'azione. Quindi questi due elementi fanno aumentare la disonestà, pur facendo pensare alle persone di rimanere onesti, di essere onesti. Data la possibilità di essere disonesti, gli individui saranno disonesti fino a un certo livello che non li costringerà ad aggiornare il loro concetto di sé. Ok? Ora, come l'hanno dimostrata questa storia? Perché è molto interessante anche come l'hanno dimostrata. Abbiamo ancora una ventina di minuti, vi faccio vedere due esperimenti, solo due, che loro hanno condotto. Il primo lo chiamiamo la stimolazione valoriale, parla proprio della disattenzione verso gli standard etici, oppure l'attenzione, cioè come funziona un richiamo sugli standard etici nel momento della decisione. È stato dimostrato da questi ricercatori che basta inserire un elemento cosiddetto di stimolazione valoriale, quindi di prendere attenzione al momento della decisione di determinati standard etici, e le persone sono portate a comportarsi in maniera più onesta, perché quello ha fatto gli mette di fronte a un comportamento disonesto, quello di aggiornare il proprio concetto di sé. Allora, aumentare l'attenzione delle persone verso gli standard etici li rende più inclini all'onestà. Inclini significa che non è detto che poi siano tutti onesti, però è un elemento che spinge alle persone. Questa affermazione si deduce mettendo a confronto soggetti che vengono stimolati dal punto di vista valoriale, cioè attraverso la somministrazione di standard etici fatta al momento cruciale della scelta. Ok? Come funzionano questi esperimenti? Funzionano sempre più o meno nello stesso modo. Cioè vengono messi i partecipanti vengono pagati in base alla loro prestazione, cioè più ottengono risultato e più vengono pagati. Okay? Quindi hanno questo incentivo economico a ottenere dei risultati.
vengono sempre posti in due diverse situazioni. La prima situazione è una condizione in cui non possono essere disonesti perché vengono valutati dall'esterno. Questo è il gruppo di controllo che ti deve far capire, se io vengo valutato dall'esterno, vengono controllato dall'esterno, sicuramente non metterò in campo, diciamo, delle azioni disoneste. Il secondo gruppo, invece, viene in una condizione in cui le persone possono effettivamente essere disoneste perché in qualche maniera si autovalutano, vengono invitate ad autovalutarsi. All'interno dell'autovalutazione, quindi non esiste un controllo esterno, esiste solo un controllo interno, posso effettivamente barare, posso effettivamente imbrogliare, ok? Quindi queste sono le situazioni. Nel primo esperimento della simulazione valoriale, questi gruppi, ad alcuni di queste persone viene detto, prima di scrivere qual era il risultato, diciamo, di quello che loro dovevano fare, che era una specie di calcolo matematico, scrivetemi 10 libri che avete letto. Allora, scrivere 10 libri prima di scrivere poi il risultato è abbastanza neutro. A un altro gruppo invece viene chiesto, scrivimi 10 comandamenti. Ed ecco la simulazione valoriale. Ok? A metà dei componenti dei partecipanti il compito viene corretto dai ricercatori, quindi non potevano barare, all'altra metà gli viene chiesto di correggersi da solo, quindi autovalutarsi. In quel momento questi sono liberi di barare. Che succede? Che alle persone che hanno scritto 10 libri, i titoli di 10 libri, prima di scrivere il risultato, più o meno tutti quanti barano. Invece di scrivere 3, che era il risultato certo, scrivono 4, perché con 4 hanno un guadagno economico maggiore. Invece quelli che scrivono 10 comandamenti prima di scrivere i risultati, quasi tutti rispondono 3 domande, quindi rispondono in maniera onesta. E quindi erano risultati onesti solo coloro che avevano antecedentemente scritto i 10 comandamenti. Quindi i 10 comandamenti, che poi in realtà nessuno se li ricordava, ne erano scritti 3 o 4, dice il ricercatore, non è tanto importante se si ricordavano il comandamento non rubare, non, ma hanno semplicemente funzionato come quello che noi chiamiamo l'imprinting, il priming, scusate, il priming valoriale, cioè l'attivazione cognitiva di uno standard etico. Quei 10 comandamenti rappresentano una sorta di summa di questi standard etici che sono universalmente riconosciuti. Ti fanno pensare per un istante al significato di onestà nel momento della tentazione, cioè nel momento in cui ti serve quello standard etico, cioè quando stai per decidere. Attiva il concetto di sé collegato all'onestà. Quindi se tu scrivi 10 comandamenti e poi sei messo di fronte a doverti comportare in maniera disonesta, sai che in quel momento se ti comporti in maniera disonesta dovrai aggiornare il tuo concetto di sé. Ok? Quindi a prima vista l'idea che un semplice stimolo mnemonico può diminuire il livello di disonestà sembra piuttosto strano, anche a me è sembrato strano. Dopotutto non si sa che è sbagliato essere disonesti, anche senza che qualcuno te lo ricordi, insomma. Invece, dal punto di vista del mantenimento del concetto di sé, però bisogna considerare questo, la questione non è se una persona sa che è sbagliato comportarsi in modo disonesto, questo più o meno lo sappiamo tutti, ma se utilizza o meno questi standard etici proprio nel momento cruciale della scelta, cioè dove c'è la tentazione a comportarsi in maniera disonesta, dove c'è il guadagno, dove c'è la prospettiva del guadagno. In altre parole, se un semplice richiamo agli standard etici ha un tale effetto, si può affermare con un certo stupore, e questo lo dicono anche i ricercatori, anche se il mio è un stupore minore, diciamo. Le persone di norma non utilizzano tali standard per prendere una decisione, cioè le persone normalmente quando devono decidere qualcosa non sono attente agli standard etici, no? Questo penso sia abbastanza un'osservazione abbastanza condivisibile. Quando le persone decidono in realtà sono molto più attente al mantenimento del concetto di sé. Se una scelta può avere come effetto l'aggiornamento del concetto di sé in senso negativo, allora le persone saranno portate a scegliere di comportarsi onestamente. Allora, se io non ho come riferimento gli standard etici nel momento in cui faccio una scelta, sono molto più portato
al mantenimento del concetto di sé. Ma nel, come abbiamo visto, nel mantenimento del concetto di sé operano questi due diavoli, come li possiamo chiamare, cioè la malleabilità nella categorizzazione dell'azione e la disattenzione di standard etici. E quindi se quella scelta la posso giustificare in qualche maniera e renderla più tollerante, allora sarò portato a scegliere la strada più disonesta. Okay? Il secondo elemento, secondo esperimento è quello che noi chiamiamo, che anche i ricercatori hanno chiamato, l'intermediario simbolico. E questo fa riferimento alla malleabilità nella categorizzazione delle azioni. Rendere le persone più consapevoli aumentando la loro attenzione, questa è l'ipotesi dei ricercatori, può certo frenare il grado di disonestà. Ma il mantenimento del concetto di sé implica anche che l'aumento della malleabilità nell'interpretare le proprie azioni riduce il tasso di disonestà. Come funziona l'intermediario simbolico? Allora, immaginate lo stesso identico scenario dell'altro esperimento, ok? Però i ricercatori, invece di dare dei soldi, in alcuni casi, decidono di dare, cioè a metà delle persone danno 50 centesimi per ogni risposta che loro, in qualche maniera realizzano. All'altra metà, invece, gli viene dato un gettone. Ok? Il gettone è il famoso intermediario, simbolico. Poi tutto il resto rimane uguale nell'esperimento. E il risultato è anche questo piuttosto sconvolgente, cioè quelli che utilizza, a cui viene dato il gettone, e non quindi subito dei soldi, ma viene dato un intermediario simbolico, si comportano in maniera del tutto disonesta. Quindi amplificano la cosiddetta, il proprio livello di disonestà in virtù del fatto che quel gettone, che in qualche maniera rappresenta un intermediario simbolico dei soldi, mi fa abbassare l'attenzione sugli standard etici. Questo lo dimostriamo anche, lo vediamo molto concretamente, insomma, è la stessa situazione che succede per esempio nel gambling, cioè nelle patologie della ludopatia, chiamiamole così, cioè, l'effetto che prova nelle persone la sostituzione dei soldi, per esempio con le fish. Quando i ricercatori si sono trovati di fronte a questa situazione dell'intermediario simbolico, hanno osservato che per alcune persone l'intermediario simbolico non è che abbassava il livello di disonestà, scollegava completamente il loro comportamento dalla categorizzazione dell'azione, cioè si comportavano in maniera sempre disonesta. Quindi l'intermediario simbolico è potentissimo rispetto a questa cosa qua. Quali sono le implicazioni? Come vi dicevo prima, in questo momento, ma questo è stato sempre così più o meno in Italia, la corruzione e soprattutto la disonestà viene, diciamo, in qualche maniera, si manifesta attraverso quelli che noi chiamiamo scambi di utilità. I magistrati su questo ci danno moltissimi esempi, ci dicono spesso, attenzione che la corruzione non è più tanto la mazzetta, anche se rimane, non è l'intascare la tangente, ma in realtà la corruzione in questo momento è entrare all'interno di circuiti relazionali che in qualche maniera ti permettono di accedere a delle posizioni che normalmente a cui tu non potresti accedere. Quindi in realtà più che lo scambio economico è uno scambio di posizioni, uno scambio di relazioni, uno scambio di favori. Okay? E quindi questa situazione fa sì che non si tratti tanto di denaro, lo sporco denaro, che in sé per sé è anche un intermediario simbolico, diciamo, però ormai rappresenta, diciamo, il benessere, diciamo, il favore economico per eccellenza. Quindi esistono maggiori opportunità di disonestà non percepita, ok? E questo secondo me dimostra molto bene come funziona in questo momento la disonestà in Italia e il fatto che tante persone che noi in qualche maniera osserviamo anche, diciamo, vicine, che si comportano in maniera disonesta, in realtà non si percepiscono affatto come disonesti. Questa è la tragedia, diciamo, enorme, che noi abbiamo corruzione fatta appunto di persone che si percepiscono totalmente disoneste, e questo lo osserviamo in tutte le salse, però abbiamo una grande zona grigia di persone
che attraverso questa storia dell'intermediario simbolico e della disattenzione verso gli standard etici si comporta in maniera disonesta, quindi violando le regole, ma continua comunque a percepirsi come persona onesta e soprattutto viene percepito dagli altri come persona onesta. Questo è un elemento molto significativo, secondo me, della, tra virgolette, disonestà in Italia ed è piuttosto peculiare nella nostra situazione. Ok, ci avviciniamo verso la fine perché vi faccio vedere, questi sono gli esperimenti che i ricercatori hanno fatto, ne sono sei, poi se voi volete approfondirli fatelo perché sono molto interessanti, io ve ne ho raccontati solo due, ma immaginate che sei esperimenti che dimostrano quanto sono potenti, come funziona in maniera potente la malleabilità nella categorizzazione delle azioni e la disattenzione verso gli standard etici. Allora, cerchiamo di dare un senso a tutto quello che ci siamo detti, uscendo, diciamo, dal contesto della ricerca, che vi ho presentato, ma entrando un po' più nello specifico della prevenzione della corruzione, di cui poi noi parliamo spesso e soprattutto di come promuovere l'integrità all'interno delle amministrazioni pubbliche in Italia, in questo particolare momento, delicato momento. Quindi come valorizzare il fattore umano? Perché in realtà se noi continuiamo a pensare al fattore umano solo come un elemento di rischio, come un fattore di rischio, siamo un po' lontani, insomma. L'idea è passare appunto dall'ipotesi in cui il fattore umano sia un fattore di rischio a invece un'ipotesi in cui il fattore umano divenga un fattore di integrità. E per fare questo dobbiamo presidiare questi due livelli. Dobbiamo ridurre la malleabilità nella categorizzazione delle azioni, quindi dobbiamo fare in modo che quando una cosa è cioè, il peculato è peculato, come per dire, non bisogna mai edulcorare la pillola, ma come si fa a fare questo? Spiegando bene alle persone che cosa significa il peculato, perché è sbagliato comportarsi in un certo modo, perché esistono regole del codice di comportamento. Quindi si può fare attraverso la formazione valoriale, quella che noi proponiamo da tanto tempo. Secondo elemento, promuovere una costante attenzione agli standard etici. Perché questo aumenta l'incidenza positiva del fattore umano, che sarà invece considerato appunto un fattore di integrità. Come si fa ad aumentare l'attenzione agli standard etici? Anche questo bisogna costruire dei modelli formativi che siano in grado non solo di far vedere alle persone perché come ti devi comportare, ma appunto perché è importante comportarsi in quel modo, cioè qual è il principio etico di riferimento rispetto a un comportamento eticamente orientato. E questo pure si fa attraverso la formazione. Quindi potremmo dire, un'ipotesi che potremmo fare è che appunto, siccome è anche importante la cosiddetta approccio basato su regole, quindi creare delle procedure, creare delle gabbie comportamentali, dobbiamo però non ridurci solo a fare quello, ma cercare di promuovere all'interno dell'organizzazione, dell'amministrazione anche quel secondo approccio, quello che noi chiamiamo approccio basato sui valori, che guarda caso è proprio l'approccio, la combinazione di approcci che ci consiglia e ci in qualche maniera ci spinge a fare Locke nella sua manualistica sull'integrità. Locke infatti dice, attenzione, che un approccio basato solo sulle regole può diventare un boomerang e dovete anche fare attenzione a quali sono i principi eticamente rilevanti, perché quello in qualche maniera valorizza le persone. Gli fa capire perché bisogna comportarsi in un modo e non comportarsi in un altro. E in qualche maniera identifica il comportamento disonesto e identifica il comportamento onesto per quelli che sono effettivamente, non per la percezione che uno ha attraverso le manipolazioni che uno può compiere di se stesso. Okay? Infatti, negli approcci combinati. Adesso noi rispetto alla prevenzione della corruzione in Italia in questo momento, per come è fatta la 190, tutti sono molto attenti all'approccio basato sulle regole, quindi controlli, procedure, ingabbiare i comportamenti e fare in modo che il fattore umano decada sempre di più all'interno di procedure, diciamo, standard.
Invece io propendo, ma questo lo posso dire anche, lo pensiamo anche con Patrizia, sono ormai anni che noi andiamo dicendo che quello è un limite della 190. Fortunatamente nel piano nazionale qualche aggiustamento c'è stato, perché si dice la formazione è anche la formazione valoriale, no? Ne abbiamo detto più volte. Perché gli approcci combinati sono importanti, perché fare riferimento solo alle procedure, ai controlli esterni, in qualche maniera da una parte ti permette appunto di avere il controllo dal punto di vista organizzativo, ma dall'altra svaluta da morire la componente umana, quindi noi avremo sicuramente meno delinquenti dentro la nostra organizzazione, oppure delinquenti che non possono fare gesti di disonestà all'interno della nostra organizzazione, ma dall'altra parte avremo pure un sacco di persone che comunque non sono delinquenti, ma sono persone che credono in quello che fanno, credono che vengono completamente svalutate, nel senso che gli si dice: a noi non interessa il tuo contributo, noi ti inseriamo all'interno di un meccanismo che, se funziona, ci garantisce una certa integrità. Questo non è molto condivisibile, insomma, almeno dal mio punto di vista. Quello che noi diciamo da parecchio tempo è appunto rafforzare il cosiddetto spazio etico, cioè far ragionare le persone su quali sono gli elementi della malleabilità della categorizzazione dell'azione e porre maggiore attenzione sugli standard etici. Questo per noi è fondamentale. All'interno dello schema che più volte vi ho detto, vi ho raccontato sulle qualità etiche dell'organizzazione, siamo in riferimento a questi tre livelli, cioè la chiarezza e quindi l'attenzione agli standard etici, la possibilità di discutere, quindi la possibilità di mettere in campo, scardinare questi elementi di malleabilità nella categorizzazione delle azioni, che vengono fuori solamente se qualcuno te li fa notare, spesso e volentieri, perché nel nostro modo di automanipolarci ci viene invece facile, troppo facile, indulgere, diciamo, nei comportamenti giustificativi, e soprattutto la congruenza del management. Appunto, la leadership è una regola ambulante. Quindi quello che fa la leadership detta il comportamento di tutti gli altri. Se queste cose non ce l'ha in testa la leadership, non riusciamo a fare nulla, facciamo solo chiacchiere. Quindi in realtà è l'elemento forse più importante di tutti questi che vi ho in qualche maniera raccontato. Ok? Vi dico anche brevemente, poi passo un po' alle domande che mi avete fatto, che prima che mi dimentico, vi metto per iscritto che il 20 aprile avremo un webinar sull'articolo 12, sui rapporti con il pubblico, che è l'ultimo webinar sulle regole del codice di comportamento, che io, insomma, se volete approfondimenti, andate sul mio blog. Anche, insomma, oltre alla comunità integrità, che è molto importante anche per noi, ultima cosa, su SlideShare ci sono già queste slide per chi le vuole scaricare.